Aggiungo un pezzettino, abbiamo voluto questo confronto anche per chiarirci un po' le idee e confrontarci su quella che è la nostra associazione, i nostri valori e sentire quali sono più nel dettaglio rispetto alle attività, alle proposte, alle politiche, tra virgolette, della nostra associazione, come si rispecchiano e si traducono nei vostri programmi elettorali. Alla mia a destra abbiamo Massimo Gatti, candidato Regione Lombardia per Sinistra per la Lombardia. Subito accanto a me Onorio Rosati, candidato a Regione Lombardia per Liberi Uguali, e più a sinistra Dario Violi, candidato a Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Assenti Attilio Fontana, candidato per il centrodestra, di cui non abbiamo avuto notizie in merito, e assente invece Giorgio Gori, candidato per il PD, di cui abbiamo dei video, delle ispezioni video. Attualmente è impegnato in un incontro sulle periferie con Gentiloni e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale di Milano, ma ci teneva a dare il suo contributo e le sue risposte rispetto al programma e alle domande che noi andremo a fare. Sostanzialmente sono 5 domande, vi lasciamo circa 3-4 minuti per rispondere. Dopodiché lascerei magari un po' la parola al dibattito per le persone che sono intervenute se vogliono approfondire e chiarire. Entro subito con un tema caldissimo che non era magari nei programmi elettorali di molte coalizioni, ma lo è diventato perché sta diventando sempre più un problema di carattere sociale. Allora, questione fascista. L'antifascismo per noi è un valore fondante per la nostra associazione. Proprio per questo impegno i nostri associati e le nostre sedi vengono spesso presi di mira. Dai fatti recentissimi di Como, all'aggressione di Cremona, all'intimidazione di Milano, Bergamo e Pavia. Purtroppo i nuovi fascismi, la xenofobia stanno crescendo in maniera imponente. L'episodio di Macerata è il fenomeno più grave di una situazione ancora più grave. Inoltre, a forze con chiara ispirazione fascista si concede di essere addirittura presenti nella competizione elettorale in sfregio alla nostra Costituzione. Quali azioni politiche e culturali intendete intraprendere per contrastare questa deriva? Se è d'accordo inizierei con Massimo Gatti e poi ci scambiamo la sequenza nelle domande successive.